Buongiorno amici, io già sono operativa, sono le 7:24 di un martedì pesantissimo perché oggi dovrò fare sia mattina che pomeriggio e con la salute non è che io stia esattamente bene, però vabbè, oggi c'è un tempo orrendo, però devo dire che sono contenta perché quantomeno non fa caldissimo. Però ovviamente ancora sono a Mascalucia, bisogna vedere se a Catania la situazione è così oppure no. Per quanto riguarda lo studio, ieri io ho fatto alcuni quiz, però ovviamente ancora devo studiare. Forse ho trovato l'argomento mio prediletto per la tesi, quindi di questo sono molto contenta. Devo vedere se effettivamente si può sviluppare o se è una cosa troppo complicata da fare, perché voglio anche qualcosa di semplice, non è che ci devo mettere una vita intera per fare la tesi. Vediamo. Vediamo perché l'argomento mi piace tantissimo, è qualcosa che riguarda l'Oriente, però devo un attimo capire, magari scrivo alla professoressa o al professore, non mi ricordo chi è che mi ha fatto, non mi ricordo se è un professore o una professoressa che ha spiegato questa materia. Magari la contatto o lo contatto per vedere se effettivamente si può fare. Niente, manca praticamente una settimana, sì, più o meno, all'esame e io ancora sono in alto mare. Mi sono portata anche il tablet per capire se nei punti morti tra pausa pranzo posso studiacchiare qualcosa, però la vedo dura. E nulla questo. Adesso mi dirigo. Ma io mi devo avvicinare un po' di più, secondo voi? Sì, meglio così. Niente, dunque, l'abbiamo fatta. Io mi dirigo sul posto di lavoro, allora, ci sentiamo. Buonasera, amici. Io sono tornata a casa verso le 8 e oggi ho fatto tutto il giorno, sia mattina che pomeriggio. E mi sono arrivate le mie cose nel pomeriggio mentre lavoravo. Ho sofferto come un cane, quindi sono veramente devastata. Ovviamente nella pausa pranzo non sono riuscita a toccare gli appunti per studiare. Domani faccio il turno di mattina e pomeriggio invece ho un appuntamento. E quindi penso nel pomeriggio di riuscire a fare qualcosa, quantomeno. E basta. Quindi per lo studio mi sa che domani pomeriggio. Per le letture invece avevo iniziato questo libro mentre ero al mare giovedì scorso e niente, ho letto una ventina di pagine. Carinello. Non lo so, l'inizio non è stato proprio piacevolissimo, però vediamo. È molto rilassante, molto leggero, quindi boh, non lo so se stasera continuo a leggerlo. Ve lo dico proprio col cuore, sinceramente. E nulla, io vado a dormire, cuori. Ci vediamo domani. Io avevo detto che pomeriggio avrei trovato tempo per studiare. Completamente. Sto aspettando che si faccia l'orario per il mio appuntamento. Sto occupando dal caldo. Non riesco. Sono dovuta comprare in un supermercato qua vicino un Powerade perché sto sudando fiumi. Fiumi. Io odio le attese. Sono arrivata troppo in anticipo. Però che devo fare? Ho trovato un posto. Non mi sposto da qua. Se mi sposto non trovo più un posto. 1000 gradi ci sono, raga, 1000 gradi. Buongiorno amici, oggi non sono andata a tirocinio, è giovedì,
perché appunto mi volevo prendere tutta la giornata per studiare come si deve. Nel frattempo però stamattina sono uscita presto perché sono andata all'ufficio postale a ritirare un pacchettino da Vinted perché ho intenzione di collezionare un manga di cui ho visto l'anime. Tanto tempo fa era il periodo tra la prima media, scusate, no, la terza media e il primo superiore, e io insieme a una mia compagna di classe eravamo fissatissime con questo anime, che però non c'era in italiano, quindi lo vedevamo con i sottotitoli in giapponese. E da quel giorno, cioè da quando ho iniziato a vedere Itazura na Kiss, l'ho continuato a riguardare in continuazione, cioè proprio penso che sia il mio anime preferito, quindi voglio collezionare l'intero manga. Non sono tantissimi volumi, sono 12 in totale perché ogni volume è bello spesso. Diciamo che su Amazon si trovano quasi tutti. Infatti io il secondo volume l'ho preso su Amazon, gli altri penso che li continuerò a prendere sempre su Amazon anche perché mi arrivano molto più nuovi. Il primo però non si trova più, cioè su Amazon non esiste. Però l'ho visto a 3 euro su Vinted e quindi me lo sono andata ad accaparrare immediatamente. Questo è il primo volume, mentre questo è il secondo. Come vedete sono belli spessi. E si vede anche che questo è quello usato e questo è quello che ho comprato su Amazon. È anche opaca la copertina, ma chi se ne frega, l'importante è che ho il primo volume. Tutti gli altri penso li prenderò cioè su Amazon, molto tranquillamente. Ogni volume ha il costo di 7,90 euro, mi pare. Questo gliel'hanno regalato perché non c'è il prezzo. Ma comunque credo sia un'edizione, cioè, molto più vecchia rispetto a questa perché sono diversi. Può vedere, sono pure più piccoli, no? No, è uguale. Cioè il retro è diverso. No, niente, io lo amo. Lo amo. Non vedo l'ora di collezionarlo tutto. Detto ciò, io adesso mi metto al lavoro e a studiare, ovviamente. E a me è venuta di nuovo la felice idea di riordinare la mia libreria. Non mi piace più la disposizione dei libri perché non faccio altro che fissarla dalla mattina alla sera, quindi il mio occhio ha detto basta, è brutta questa sistemazione, cambiala. Quindi voglio fare un misto di libri di genere, cioè l'organizzazione vorrei che fosse così. Alcuni ordinati per genere, tipo tutta la fantascienza insieme, tutti i fantasy insieme, tutta la letteratura asiatica insieme, perché ho scoperto che ho un sacco di libri giapponesi, quindi c'è una, rimarrà la sezione, non mi vedo, cioè praticamente questa qui è la sezione libri solo asiatici, quindi che riguardano il Giappone, la Cina e la Corea. E qui sopra ci sono tutti i libri di fantascienza. Questi due scaffali, scusate, io non ho il senso dello spazio. Questi due scaffali sono tutti e due fantasy, ma ho pezzi di fantasy anche là. Comunque sono sparsi, non sono messi in ordine. No, non mi piace come è sistemata, non mi piace. Lascerò il genere laddove so di avere molti libri, cioè molti, abbastanza libri, ecco, da prendere un intero scaffale della libreria grande. Tutto il resto della mia libreria è narrativa italiana e narrativa straniera, poi tu è tutta narrativa. C'è solo una piccolissima sezione di saggistica, cioè la saggistica non la metterò a parte, la metterò insieme agli altri libri in base all'edizione. Vabbè, sto sproloquiando, io non ho idea di come verrà questo nuovo ordine. Non sono sicura neanche di quello che sto per fare, però sento che lo devo fare, perché così mi disturba proprio il desiderio di cambiarla. Sostanzialmente non c'è un cacchio da fare. Thank you.
cosa fai quando sei stressata? Riordino la libreria. Devo dire che ora mi sento molto più appagata. I libri che non sapevo dove mettere, perché all'inizio c'era un criterio, poi li ho messi a cane. Per esempio, tutti quelli con la costina scura, tutti quelli con la costina bianca e i colorati. Cioè, qua continuo che sono verdi, e là c'è la mia piccola collezione di Toni Morrison che non so dove mettere. E niente, questo però devo dire che mi piace di più, anche se non si capisce molto, però visivamente è più rilassante. Prima era troppo caotico, mi sembrava sempre disordinata. E comunque tutto questo, tra l'altro non so se avete notato, io quei due li ho dovuti svuotare e inserire i libri, perché spazio non ne avevo più, mentre questa libreria a tappo, a tappo. Poi dici, perché ti innervosisci, Rachele? Le attività artigianali e commerciali si contrarre. Questa è la risposta giusta, ma dovrebbe essere scritto contraggono. Cioè, tu dici, vabbè, è una cosa che può capitare. No, è pieno zeppo di errori così, pieno zeppo. Un fastidio. Comunque ora vi spiego quello che sto facendo. Io l'ho appena detto, questa è un'altra domanda. Durante questo periodo si verificano l'accademia. No, le accademie, l'accademia. No, ragazzi, cioè, io potrei essere forte, ma di che cosa stiamo parlando? Boh. Raga, il motore è scoppiato, ve lo sto dicendo. Ok, eccomi, vi dico che cosa ho fatto stamattina e poi corro a lavarmi e prepararmi il pranzo. Perché a mezzogiorno e mezza devo già partire per scendere a Catania e per il tirocinio. Allora, io solitamente studio così. Mentre faccio i test di autovalutazione, quelli fatti da 30 domande, sul tablet mi metto il file con tutte le domande, di modo che se non conosco una domanda, non me la ricordo, non l'ho memorizzata, la vado a scrivere, me la cerco e poi rispondo. Tu dici, ma così è barare? In realtà no, perché nella mia testa io sto memorizzando. Perché se io faccio le cose così senza capire, non me le ricorderò mai le cose. Invece, sapendo che quella domanda non la ricordo, la vado a cercare, nel mio cervello resta impressa la ricerca che io ho fatto per quella domanda. E quindi piano piano la memorizzo. Non ditemi perché, ma io funziono così, purtroppo. Dunque, per fare questa cosa, quindi per scrivere e trovare subito la domanda che sto cercando, il file deve essere in un certo modo. Ora, per come è fatto qua, vedete, è fatto tipo a schema, non me lo cerca, cioè non mi dà la possibilità di cercare le parole. Per cui cosa ho fatto? Sto riscrivendo il file. Voi potreste dirmi che sto perdendo un mare di tempo, invece no, perché per me è sempre è comunque una forma di studio. Trascrivere domanda e risposta giusta è un modo per memorizzare, quindi non la vedo come una forma di perdita di tempo, anzi lo trovo anche molto produttiva questa cosa. E nulla, questo è quello che sto facendo per il momento. Ho trascritto le domande di 9 lezioni. Le lezioni sono 36, quindi c'è un po' di lavoro, però tra sabato e domenica dovrei finirle. E quindi poi mi rimarrebbero lunedì e martedì come ulteriore studio. Sono una pazza, comunque all'ultimo secondo sto facendo questa cosa. Lunedì e martedì come studio e poi mercoledì ho l'esame. Quindi speriamo bene. Io, detto questo, vado a lavarmi, a prepararmi il pranzo e poi scappo. Ciao amici, sono tornata adesso distrutta. Andrò a dormire adesso, non ho altri progetti per questa sera. Da domani continuerò con lo studio.
ho tutto questo sabato e domenica di studio intenso e poi mercoledì l'esame. Vi porterò con me tranquilli anche nel prossimo study vlog e niente, intanto godetevi questo. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video.